2 dicembre 1942, quando un aereo inglese bombardò la Lupo, un caccia torpediniere che si trovava nelle acque greche e a causa dell'agguato affondò in pochi minuti. Soltanto 17 persone sulle 300 imbarcate riuscirono a sopravvivere. Uno di loro è il fanese Giuseppe Vitali, che il 22 agosto ha compiuto 100 anni. Presenti alla festa, oltre ai familiari, il sindaco Massimo Seri e il comandante uscente della Capitaneria di Porto. Poi Ciambrero ha portato a Palermo e chi si è più svegliato dopo 2 giorni, perché ero già metà sì e metà no. Un'impresa per cui gli è stata conferita una croce di guerra al valore militare. Il Presidente della Repubblica è Einaudi, il primo Presidente della Repubblica, alla caserma del Monte a Pesaro. Guardate, eravamo in 3, uno come me e un partigiano. Una grande passione per il mare ed una vita divisa tra Fano e Milano, piena di lavoro ma anche di soddisfazioni, quella del signor Giuseppe, che svela così i segreti della sua longevità. Sempre vissuto bene, mangiato bene, bere quello infinito. Cioè, le viti, la vigna, una botte dei 4 quintali, una dei 5, bisogna sbrogliarle, che già c'è la vendemmia il prossimo anno, allora è verdure dell'orto, molto pesce e verdure dell'orto. Un grande lavoratore stacanovista che anche dopo aver spento le 100 candeline fatica a stare fermo. Una qualità di famiglia, dicono il figlio ed il fratello. Se vado nell'orto a passare un'ora, che devo dire, avevamo una pianta d'erbaccia, di erbe, passano giusto un'ora, che devo fare? Più di quello non faccio. Come adesso, ho pulito i fagiolini, stavo a sedere. Quello che ci ha passato mio padre sicuramente è la grinta e il non mollare mai. Il fatto di avere sempre idee in testa anche se si va in pensione. In pensione non si va mai, è una cultura che non abbiamo. La cultura delle pensioni non esiste, nel senso che bisogna sempre stare attivi. Questo è sicuramente quello che mi ha passato. Per noi l'attività è vita. Appunto, se ci fermiamo vuol dire che non va tanto bene. Altrimenti è chi ci ammazza, dicono a Roma. Non resta quindi che fare i migliori auguri a Giuseppe, che ci saluta citando il suo detto. Dopo i 100, troppo ce n'è.